nella fase negli anni 70, alla fine del raddoppio del centro siderurgico, quando diventò 1500 ettari grande, c'era 30.000 posti di lavoro, e per dare una cifra, nel 73, parliamo di lire, il sistema degli appalti e degli approvvigionamenti percepì 114 miliardi. Per dare un'idea, ovviamente è difficile adesso immaginarci a ragionare in lire, però 114 miliardi nel 73 erano una cifra considerevole che può dare ancora adesso l'idea di quanto forte, di quanto presente fosse, non solo fisicamente ma anche nell'economia di Dal Sider, al punto che ancora oggi l'Ilva ci ricorda, adesso un po' meno devo dire perché ci sono altri problemi di cui si occupa, i vertici dell'Ilva intendo, ancora oggi il 75% del prodotto interno lordo di Taranto è riconducibile alla produzione di acciaio. Noi siamo riusciti in questo stupendo capolavoro di avere per 50 anni una grande fabbrica che, secondo coloro, da Emilio Colombo in giù, che ne propiziarono la nascita, avrebbe dovuto agire da moltiplicatore economico e quindi creare altre aziende, d'altra ricchezza ed altro lavoro, e in realtà siamo arrivati al 2013 e il 75% del prodotto interno lordo di Taranto è riconducibile all'acciaio, quindi è stata una rivoluzione anche economicamente, oltre che dal punto di vista ambientale, un fallimento. La cosa di cui tu parlavi, le complicità, le collusioni, le corruzioni di cui stiamo conoscendo adesso, probabilmente precedentemente non si chiamavano né corruzioni né complicità né collusioni, era assolutamente normale vivere con la fabbrica, perché la fabbrica era talmente dentro la vita delle persone, le persone erano talmente dentro la vita della fabbrica che non ci si poneva il problema. Adesso invece abbiamo scoperto, e ho usato lo spartiacque del 95 per dire, all'epoca ci fu la privatizzazione, quindi ciò che era dello Stato divenne di un privato che appena arrivò fece la grande rivoluzione, che probabilmente Franco La Cala ricorda molto meglio di me, fu quella che il giorno dopo dell'arrivo di Riva cominciarono a scomparire dallo stabilimento siderurgico delle persone che erano nei posti chiave. Lui cominciò a rimuovere tutti coloro che facevano parte di un vecchio sistema, e quindi fece questa rivoluzione che fu subita dai sindacati, dai dipendenti, dalla città, che aveva già subito Gambardella, che fu uno degli ultimi amministratori delegati dell'epoca IRI. Le collusioni di cui abbiamo saputo dalla magistratura, devo dirti la verità, a me non m'hanno, le collusioni, le complicità, le corruzioni, non mi hanno meravigliato, semplicemente perché mi immaginavo di trovarle nelle intercettazioni, immaginavo di trovare anche più nomi di quelli che ho letto. Ovviamente uno che legge i giornali e ci trova delle storie si stupisce. Io, che nei giornali ci vedo da 30 anni, non me ne sono meravigliato. Allora dico a voi, scusate signori, imparate a leggere i giornali, sappiate di fidare di tutto ciò che avete intorno, anche di me che vi sto parlando, di ciò che scrivo, cioè tutto va esaminato con spirito critico e analitico. La prima cosa che dobbiamo imparare per essere cittadini e poter partecipare. Il silenzio della stampa è stato compito. Prego? Il silenzio della stampa è stato il primo complice di quello che è successo. Beh, io parlavo di cose peggiori oltre che del silenzio. No, perché se la stampa avesse informato quello che non ha fatto, probabilmente una situazione del genere non ci si sarebbe arrivata. Informato su cosa? Su quello che era lì, sui danni che ci avevo dato, sulle percentuali di quello che è uscito tutto negli ultimi due anni. Ma io sembra. Non mi sembra di aver detto una cosa al contrario, ho detto una cosa peggiore, forse non mi sono spiegato bene, ho detto addirittura che non solo mi aspettavo di trovarla, mi aspettavo di peggio, e dico a voi, sappiate diffidare anche dei giornali, cioè sappiate diffidare di chiunque, non perché bisogna diffidare al mondo di chiunque ci stia accanto, ma perché bisogna imparare a comprendere le cose per conoscerle. Con Alessandro Marescotti mesi fa abbiamo fatto un incontro al Battaglini, al liceo Battaglini. Allora Alessandro parlava di ciò di cui parlava Ingroia prima, cioè del fatto che si cambiano le leggi in corsa per spostare l'asticella. E allora una ragazza disorientata, dolcissima, diceva: ma se io non mi posso neanche fidare dello Stato,
cosa faccio? Io sinceramente una risposta non ce l'avevo, ho detto soltanto l'unica cosa che tu puoi fare è cercare di conoscere, cercare di capire, così quando qualcuno verrà a raccontarti che il Rione Tamburi si è avvicinato all'Ilva, tu lo mandi, cioè glielo dici che tu sai che non è così. E l'unica cosa che onestamente si può fare, credo, ragionevolmente, prima che fare le rivoluzioni, l'unica cosa che si può fare è capire, conoscere e quindi poter ribattere a chi ci racconta delle balle, anche i giornalisti. Volevo concludere sul lato, il lato positivo, secondo me, che non ci deve sfuggire. In questi anni, lo dico soprattutto di Ingroia, perché spero che torni, abbiamo assistito a Taranto alla nascita comunque di uno spirito critico che prima non c'era. Tutto ciò che hanno fatto e che stanno facendo ancora gli ambientalisti può essere in parte criticabile, però lo hanno fatto a volte a dispetto anche di coloro come me che lavoravano e lavorano nei giornali. Io leggo per esempio in questi giorni la polemica sul codice 048, cioè quello che identifica le esenzioni ticket per i malati di tumore. La polemica è, Marescotti dice, da questi dati viene fuori che a Taranto ci sono qua circa 9.000 malati di tumore. Quindi è un dato impressionante. Assennato gli risponde dicendo, Assennato è il direttore generale dell'ARPA, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, questi dati non costituiscono un'indagine epidemiologica. Corretto, mi sembra, voglio dire, assolutamente condivisibile. Poi ci dice, su una materia così delicata occorrono analisi serie e rigorose. E qui io da cittadino e da giornalista dico, però è 53 anni che aspettiamo analisi serie e rigorose. Vai! Se non le tirate fuori voi che state lì, assennato da un po' meno tempo di qualche altro, però se gli ambientalisti tirano fuori dei dati, io ne discuto, ma sono oggetto comunque di questa vicenda che noi dobbiamo cercare di padroneggiare. Cioè noi possiamo parlare solo del 75% del PIL che fa capo alla siderurgia, quindi all'Ilva, quindi noi dobbiamo essere grati all'Ilva di essere qui. A Grottaglie, molti di voi lo sapranno, ci sono le origini di quella figura che Walter Tobagi nel 79 chiamò metalmezzatro. Era quello che un po' lavorava in fabbrica poco e molto di più lavorava nei campi, e comunque aveva scelto di stare in fabbrica, di avere la sicurezza industriale, e però non mollava assolutamente la terra. Il metalmezzatro in realtà adesso non c'è più, probabilmente perché c'è stato il declino della siderurgia, e noi ci ritroviamo però a vivere una situazione strana di aver perso quello che avevamo e di non riuscire a guardare a ciò che potrà essere dopo. La sfida degli ambientalisti io la considero positiva, anche se parziale, perché loro hanno il grande merito di aver fatto delle ricerche, delle analisi, anche delle provocazioni, facendo esattamente ciò che le istituzioni non hanno fatto in 50 anni. La magistratura fa un'indagine epidemiologica in 9 mesi, noi, diciamo, la mi può confortare, ci sono stati due studi sentieri, lo studio epidemiologico del GIP, ma non mi sembra che le istituzioni siano scapicollate per descriverci una realtà. 50 anni mi pare di industria sono sufficienti per avere le idee chiare, no? Sto invadendo un terreno tuo, però mi serve per dire che oggi io ero abbastanza pessimista a 20 anni, conoscendo i miei concittadini, la loro pigrizia, la loro subalternità a qualcuno che venisse a portargli la soluzione. Adesso a più di 50 sono un poco più ottimista, è strano, sto rimbambendo o forse veramente c'è qualcosa che mi convince. Adesso siamo arrivati al punto in cui o decidiamo cosa possiamo diventare oppure è finita, e siamo a un crocevia importante. Noi siamo quel territorio che produce un terzo dell'acciaio italiano, 8 miliardi del PIL italiano,
Quindi, dottor Ingoloi, noi siamo importanti, tu non te ne rendi conto, ma siamo in un posto importante per l'economia nazionale. Se ce ne accorgiamo anche noi, forse in questo momento riusciamo a discutere con la politica buona e cattiva, avendo in mano questa stupenda carta. Mi sento di essere lievemente ottimista, nonostante, come dire, se dovessimo solo descrivere lo scenario, dovremmo tutti scappare via. E questa, secondo me, è la sfida della politica buona, ma è la sfida che ciascuno di noi, facendo il proprio dovere singolarmente, può tentare di cambiare ciò che gli altri non hanno cambiato per noi. Grazie.